Ciao amiche e ciao amici, questo video per parlare di recuperare le storie finite male, come recuperare una storia finita male e per rispondere a evangelisti che mi segue su YouTube, di cui non conosco il nome reale, comunque una donna che ha avuto una storia con un ragazzo, il primo ragazzo che poi l'ha lasciata. Si sono lasciati male perché dopo un tira e molla lui è ritornato, ma lei ha scoperto che aveva un'altra e quindi alla fine si sono bloccati reciprocamente sui vari canali WhatsApp, Facebook o quant'altro, per cui non hanno più modo di interagire e comunque è rimasta della rabbia, del rancore, del risentimento e voglia di vendicarsi, diciamo, tra virgolette, di questo tradimento. Ora, in questi casi è molto meglio lasciar passare molto tempo e evitare di cercare di interagire con questa persona, perché se c'è rabbia, se c'è rancore, se c'è risentimento, non si riesce a conquistare nessuno, si ottiene solo diffidenza da parte dell'altra persona e nient'altro. D'altra parte, alle volte non sempre la colpa è concentrata su una persona, anche se noi tendiamo a vedere i difetti dell'altro. Probabilmente ci sono state delle motivazioni per cui hanno spinto a fare delle scelte o comunque quando si arriva a un tradimento, può darsi che magari ci siano delle delusioni da parte di chi tradisce. Non è sempre detto che venga fatto soltanto per aspetto ludico. La cosa migliore è quella di diciamo, evitare di ogni contatto, anche casuale, con questa persona, lasciare passare del tempo e nel frattempo però iniziare a viversi la propria vita che significa cercare di interagire con più persone possibili per conoscere meglio, sperimentare, diciamo, sperimentare la sfera emozionale delle altre persone, cercare di capire come poter coinvolgere altre persone, soprattutto persone che ci interessano, con le quali possiamo interagire. Accanirsi sulla riconquista di questa persona è la cosa peggiore, perché comunque ci vuole del tempo. Se non si lascia smaltire la rabbia da una parte e dall'altra, non si riuscirà a fare niente. Quindi, cara Evangelisti, la cosa peggiore che puoi fare è cercare una vendetta, tra virgolette, da un lato, ma allo stesso tempo di riconquistare questa persona. In questo momento è come se avessi un dente con un ascesso, devi lasciar decantare, devi lasciar passare, deve passare anche qualche mese. Nel frattempo devi interagire con altre persone per riuscire veramente a capire quali sono le esigenze delle altre persone, come fare a, diciamo, a conquistare, a far innamorare, perché più interagisci con tante persone, più ti renderai conto che i meccanismi sono abbastanza semplici, però non devi farti prendere dalla rabbia, non devi farti prendere dalla gelosia e quando interagisci con altre persone devi essere sicura di te stessa, senza andare a scontrarti ad esempio con delle rivali perché daresti solo potenziale alle rivali. Ma nel caso di questa relazione attuale, chiusa, non c'è nessun modo, diciamo, e non serve neanche provare a cercare di vedere casualmente questa persona perché c'è troppo pregresso, quindi eventualmente potrai riparlarne tra qualche mese, ma il suggerimento è che comunque tu continui a interagire con altri in modo tale che poi tu possa trovare veramente la persona che fa il caso tuo. In certi casi, come questo, è meglio non insistere. Più insisti, più peggiore la situazione. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!